Vuoi provarci di nuovo? Vuoi che tutto torni come prima? Ricordo il nostro primo incontro. Volevi conquistare il mondo. Ce l'avevi quasi fatta. Poi hai rovinato tutto. Cosa ti fa pensare che non accadrà di nuovo? Non lo so. Devo rifletterci su. Cosa ti aspettavi? Sembra non finire mai. E non si ferma per te, per me, per nessuno. Devi solo uscire.
Dio, sta arrivando. Non guardarlo, Buddy, non farlo. Lui sa tutto. Non puoi. Lui è qui. Scappa, Buddy, presto. Ombre, oppressione, menzogne e confusione. Se ci fosse rivelato cosa significa davvero essere individui sessualmente incarnati e se i potenti che guadagnano valanghe di denaro nutrendoci, è l'archetipo del controllo. Se le persone non risvegliano la propria essenza sessuale, sono più facili da controllare. Affonda nelle viscere del nostro essere e si intreccia a quella onnipresenza mistica e onnipotente, la scintilla che ci riunisce alla fonte. Ma gli strati di realtà con cui ci identifichiamo sono talmente tanti che superarli non è facile. In realtà concettuale è uno strato della realtà. Invisibili, dimensioni esoteriche, entità extraterrestri, demoni e angeli che invitiamo nella nostra aura più o meno consapevolmente. Anche se posso vederti, dentro potresti celare cose che non sono in grado di scorgere. Dentro di me provo sentimenti e colgo senza spiegare consciamente. Osservando un colibrì.
tutto a un tratto è volato via. In quell'istante sono rimasta immobile. Non sentivo il mio corpo. Non sentivo la mia mente. I colori mi apparivano più accesi, i suoni più potenti. Quando sei così immersa in te e nella tua esistenza, ciò che ti accade intorno perde importanza. Sei padrona di te stessa. Tutto è possibile. Uccidere un serpente. Ho afferrato un bastone e ho immobilizzato il collo. Poi con un altro bastone ho colpito la testa. E ho pianto molto. Ho pianto molto. Ripetevo, oh mio Dio, mi dispiace. Non voglio ucciderti. Siamo parte della stessa cosa. Perché ti ho confinato, ne percepisci i limiti. Ma al tempo stesso sei libero da ogni vincolo. Thank you.
sentito il vento. Ma non era un vento normale. Emanava una forte presenza. E ho capito che la forza del vento si congiungeva e univa alla forza dell'acqua. Lo spirito dell'acqua si chiama Yemonja e lo spirito del vento si chiama Yonfan. E quando si incontrano, puoi sentire la loro presenza dentro di te. Il nostro cervello, dove vengono elaborati i pensieri. Che cos'è? La stanza piena di idee, di postiglio. E ci appartiene davvero? Forse siamo sospesi in questa dimensione e contemporaneamente in altre di cui ignoriamo l'esistenza. Ciò a cui ci aggrappiamo, che ci appare più evidente, è quello a cui abbiamo deciso di credere. La nostra coscienza può essere una cosa e nulla insieme. Tutto è possibile, dipende da quanto siamo attenti e disposti a credere.